Questa è la nuova Canon del Abbit Neo 4. Il nome Abbit viene ripreso dal modello di Canon da All Mountain, diciamo, la Abbit, che è una bici muscolare. Questa invece è una bici ovviamente a pedalata assistita, come si può ben vedere, con motore Bosch Performance Line CX. Si parla del motore Bosch 2020, quindi il nuovo motore, batteria integrata da 500 watt-ora, e così come la Moterra, che è la sorella maggiore di questa bici, anche la nuova Abbit Neo ha il telaio metà carbonio e metà alluminio, ovvero il triangolo principale è in carbonio mentre il triangolo posteriore è in alluminio. Questa, a differenza della Moterra, ha un'escursione leggermente inferiore, essendo appunto una bici all mountain e non da enduro. All'anteriore troviamo una forcella RoShox Recon da 140 mm di escursione, mentre al posteriore un ammortizzatore RoShox Deluxe che dà alla bici 130 mm di escursione. Anche la cinematica della sospensione e, diciamo, i punti di innesto dell'ammortizzatore riprendono quelli della nuova Moterra. Ovviamente reggisella telescopico, sempre marchiato Canon mentre la trasmissione è affidata a SRAM, con il nuovo gruppo dedicato alle bike che prende il nome di SRAM SX, con pignoni 12 velocità da 11 a 50 denti e corona anteriore sempre SRAM da 34. I cerchi sono VTB e le coperture sono Maxxis. Dà la dimensione piuttosto generosa, infatti sono 2,6. Ovviamente ruote da 29 pollici. Anche l'impianto frenante è marchiato SRAM, di preciso il modello è Level T, e i dischi sono da 200 mm sia all'anteriore che al posteriore. Forcella specifica per bici a pedalata assistita e il display è il classico Bosch Purion, minimale ma con tutto ciò che serve per questo tipo di bici. Ovviamente passaggio cavo interno, questa è la nuova Abbit Neo. È il modello di attacco della gamma, infatti questa parte da 4.500 euro. Scrivetemi nei commenti cosa ne pensate e arrivederci al prossimo video. Ciao!